Sono appena uscito qui dall'internet caffè e volevo far vedere che qui in Giappone il 99% dei lavori li fanno, dei lavori per strada li fanno di notte per non disturbare sia le attività commerciali che altro. Ah, tra l'altro questo non è un internet caffè, anche se sembra, cioè non c'entra niente con un internet caffè, quindi evitate. E dicevo, i lavori per strada li fanno la notte proprio per non disturbare, ma è una cosa che si vede spesso, una cosa molto molto comune qui in Giappone. Ecco qua, mi ritrovo al posto dove ero prima, c'è My Dreaming ancora aperto, chissà chi lo chiude, mi sto chiedendo questo. È stato troppo divertente quando sono entrato a My Dreaming. Qua c'è un senza tetto che raccoglie, adesso inquadrarlo è un po' un problema, comunque dovrebbe essere un senza tetto che raccoglie le lattine o cose del genere, insomma. Ah, anche quasi finito questa batteria. Allora torno di là e nella zona di Yodobashi-Akiba e poi vi faccio vedere dove sto per andare a dormire. Ve l'ho già mostrato sul computer, però ve lo mostro anche live. Ho cercato la mappa e quindi, vabbè, tra l'altro già ho sbagliato strada, quindi no, non ho proprio sbagliato, però vabbè, forse era meglio andare dall'altra, adesso vediamo. Ci vediamo tra un pochino. Vado al Capsule Hotel, ciao. Ma vedo che laggiù c'è l'Ozon, quindi a quanto ho visto sulla mappa dovrei quasi esserci. Adesso scusate se un po' trema, ma sto camminando abbastanza velocino. Ma se sono in zona oppure no, magari è chiuso tutto, che ne so. Che poi devo trovare un posto, perché non ho voglia di andare a spendere cifroni anche così per farvi un po' vedere che tutto è possibile a Tokyo. Lawson, ma intero deve essere qua. E ne ho sbagliato qualcosina, boh, deve essere qui perché c'è un cantiere, boh. Taratata. Taratata. Sì, poco fa vi ho detto che i Koban offrono informazioni, gli uffici di polizia, ma nel Koban laggiù si vede che è andato a berci un aperitivo, non lo so, non c'è. Allora ho chiesto qui al combini della Losa, ho preso una bottiglietta d'acqua come scusa e ho chiesto se questo, quello che era qui, è ancora, cioè, dov'è? E mi ha detto che chiaramente non c'è più, però mi ha detto attraverso la strada, andare a sinistra e forse c'è. Ecco qui c'è il Capsule Hotel, non ci sono indicazioni in inglese, però vi assicuro che c'è scritto Capsule di sotto. E adesso vediamo dentro un po' com'è, se mi lasciano entrare più che altro, perché essendo un posto male un po' per giapponesi, boh, vediamo un attimo, faccio un attimo anche un giro, ma non so, entriamo? Sì, dai, proviamo a vedere, poi vi faccio vedere dentro oppure esco, poi chissà se c'erano stanze, boh.
Ciao ciao.